È possibile fare il giro delle tre cime in inverno? Certo! E in questo video ti faremo vedere come. Ecco l'obiettivo della giornata, le tre cime di Lavaredo. Oggi abbiamo un membro in più della spedizione, Marco. Sono le 7 di mattina, ci aspetta una lunga giornata. Non sappiamo come saranno le condizioni della neve, andiamo al top. Eccole là. Abbiamo deciso di salire sulla strada sterrata perché è oggettivamente molto più facile, come dice il mio compagno. Si vede il rifugio, eccolo lì, ormai ci siamo, è proprio dietro l'angolo, siamo sulle cime, i miei compagni sono in forma, carichi, e ecco la vista che inizia a vedersi. Siamo arrivati al rifugio Auronzo. Qua alle nostre spalle con le tre cime di Lavaredo, le pareti sono belle pulite nel lato sud, lì la capanna degli alpini dove andremo per poi provare a fare il giro e andare ai rifugi Lavaredo, Locatelli, vediamo Auronzo in fondo alla vallata dove ci siamo svegliati, ecco qua i cadini di Misurina con Misurina lì in fondo valle. Siamo carichi e non ci ferma nessuno. L'hai buttato giù? No, pezzettino. Finita la traccia, adesso in poi bisogna aprire. Siamo sotto lo spigolo giallo, lì si vede il Paterno con la cima, la Croda dei Toni. La vallata. Marco, come va? Bella, bella, bene, bene. E adesso inizia il lavoro duro. Rifugio Lavaredo. E adesso saliamo per il traverso. Si inizia a far fatica. Qua tira bene. Abbiamo la parete davanti a noi e saliamo su questo bel pendio verticale per fare il traverso lì che va verso il Paterno. Bisogna tirare, abbiamo un rifugio Lavaredo là dietro. Eccoci in arrivo alla Forcella Lavaredo. Mamma mia ragazzi, che bello! Hai visto che bello? Dove ti ho portato, eh? Eccoci al cospetto delle tre cime meravigliose. Il nostro prossimo obiettivo. Scendiamo di qua, passiamo sotto il Paterno e arriviamo fino al rifugio Locatelli. Ci sarà da scarpinare, ma noi ce la facciamo. Si vola! Guardali qua! Eccola, rifugio Lavaredo. Ormai ci siamo su un bel traverso che stiamo aprendo. Qui abbiamo il funghetto finale, ma prima ci aspetta la galleria della guerra mondiale.
Attenzione qua. Vai, che entriamo. Wow. Wow. Eccoci, quasi arrivati a Locatelli, ultima pianura da fare e ci siamo. Eccoci al bivacco invernale a Locatelli. Entriamo. Neve anche dentro. Qui hai i letti. Eccoci arrivati al rifugio Locatelli, facendoci una piccola pausa con la meraviglia dietro di noi. Si vede qua la nostra traccia che ha fatto tutto quel traverso. Dopo se andiamo a salire la Forcella vediamo delle persone lì. E poi ritorniamo indietro dove siamo venuti.